Vediamo, per mettere a fuoco l'argomento, scusatemi, mi capirete dopo. Per la cronaca, la disattenzione piuttosto ardente di Gianni Aman non mi infastidisce affatto, ma non voglio che qualcuno si lamenti in seguito che mi mostri cose che non sono adatte agli orologi per bambini. Ora lo sai, se hai bambini nelle vicinanze, portali via prima di scendere. La calda omissione di Gianni Aman a Benevento questo fine settimana. Il protagonista di Sandokan aveva motivi per incontrare il suo pubblico a Benevento questo fine settimana. Da un lato, gli avrebbero assegnato due premi, uno per la sua carriera e l'altro per il lavoro sociale per i bambini di Gianni Aman. I fan, invece, muoiono dalla voglia di iniziare a parlare della serie El Turco, che è già in produzione per Disney Plus, e Sandokan, che lo sta tenendo impegnato in questo momento. Ci sarà una seconda parte di Violeta come il mare già in apertura in Spagna e questo sarà il suo prossimo progetto. Ma veniamo al torrone. Si scopre che Ken è venuto a Benevento bello come sempre. In questa occasione, in un total look di Dolce & Gabbana, la camicia a effetto stropicciato ha messo in risalto le sue zone del petto molto lavorate. Ma no, non è di sorveglianza di cui stiamo parlando. Anche i pantaloni sono fantastici. Che problema ha questo ragazzo? Erano dell'ultima collezione estiva 1150 euro nuovi, ed erano realizzati in tuel di seta. E tu dirai, allora cosa c'è che non va nel tuel di seta? E ti risponderò, uomo, cattivo, cattivo detto, niente. Ma c'è molta caduta e a volte disegna forme cancelletto forme che non vuoi essere disegnato, sai dove sto andando? Per dirla senza mezzi termini, quei cortometraggi hanno attratto tutti gli uccelli sognanti a Ken. Non posso spiegare altro. Ma immagino che tu mi capisca già.